Ciao, benvenuti in questo nuovo videozzo croccantello croccantello e fresco fresco. Oggi voglio affrontare un argomento che in realtà avevo già affrontato in passato ma in maniera un po' più generale. Oggi andiamo a vederla invece proprio nel dettaglio. Oggi parliamo della apertura o chiusura, regolazione dei semimanubri e anche dei manubri normali. Circa un anno e rotti fa avevo fatto un video dove andavo a consigliare dove intervenire in, mi pare, 5 punti per migliorare l'ergonomicità della propria moto, quindi per sentirsi più a proprio agio sulla moto, quindi come intervenire su varie componenti. Oggi vorrei concentrarmi sul manubrio, sui semimanubri. Mi vorrei concentrare sui semimanubri fondamentalmente perché mi è stato chiesto tante volte nei commenti, ma anche non, anche offline, e quindi siamo qua e parliamo proprio di apertura e chiusura dei semimanubri. Oggi, come cavia sul banco, c'è qua la moto della mia amorosa che stavo facendo dei lavoretti ai semimanubri e quindi procediamo con questa qua. Punto primo: perché aprire i semimanubri? Partiamo dal presupposto che, al di là di questa moto che è un Monster, quindi nasce con manubrio alto, poi abbiamo messo noi i semimanubri, la maggior parte, per non dire la totalità, delle moto che escono di serie con i semimanubri hanno un'apertura che è un compromesso che deve andare bene chiaramente un po' per tutti e anche per tutti gli utilizzi. Nella guida sportiva e nella guida sportiva sia in strada che in pista, ma soprattutto in pista, è conveniente spesso andare a modificare questa apertura dei manubri e regolarla in modo da avere un'ergonomia che ci permetta un maggior controllo del mezzo, un minor sforzo nell'utilizzo del mezzo e soprattutto una maggior efficienza nella guida della moto. La domanda lecita potrebbe essere: ma perché le case non le fanno più aperti? Perché no? Perché li fanno così? Perché deve essere un compromesso? E quindi andiamo ad aprirli. In questo video vedremo come si aprono i manubri. Chiaramente è una roba soggettiva, io non vi posso dire aprite di tot gradi o di tot millimetri, ogni persona, ogni pilota ha le sue esigenze, ha la sua fisionomia, il suo stile di guida, il suo modo di stare in sella e bla bla bla, e quindi ogni persona deve ovviamente provare e poi si va per tentativi, per prove più che per tentativi, andare a trovare l'ergonomia più giusta. È sempre una triangolazione tra manubri e pedane, e adesso vedremo anche il discorso marginalmente delle pedane. L'importante è che riusciamo a trovare, chiaro, non si pretende di trovarlo al primo colpo, ma un'ergonomia la più efficace possibile. Nel mio caso, nella scorsa stagione, ho cambiato due tipi o tre di semimanubri e svariate volte l'apertura e anche l'altezza finché ho trovato la mia posizione più corretta. E con la posizione corretta vi assicuro che guidare la moto, soprattutto in pista, soprattutto nella guida sportiva, risulta più comodo, meno stancante e più efficace. Ovviamente serviranno gli attrezzi per smontare, cioè per allentare più che smontare, i semimanubri, e generalmente sono chiave a brugola da 6 o al limite un esagonale su altre moto da 10 o massimo 12. Comunque, indicativamente le chiavi sono quelle, vabbè, sarà problema vostro procurarvele. Per il serraggio poi sarebbe meglio avere una chiave dinamometrica, e a tal proposito ho fatto un paio di video sulle dinamometriche, uno dove spiego come funzionano e come utilizzarle e l'altro dove vi consiglio, diciamo, due chiavi che uso in officina, mi sono trovato bene, ve le ho recensite tra virgolette, e vi lascio come sempre in descrizione il tutto, il cinema dei link anche agli altri video. Per prima cosa prendiamo un riferimento di com'è l'apertura dei manubri nella condizione di moto originale. Apro una parentesi, visto che non le apro mai. Alcuni tipi di semimanubri hanno dei fermi con delle viti nella parte superiore della piastra. Ci sono proprio delle viti che fisicamente vanno. C'è un Max che vuole intervenire in qualche modo. Max, vuoi intervenire in qualche modo? Lo hai già fatto, guarda, non c'è problema. Lo hai già fatto. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al riferimento. Ah no, eravamo rimasti alle viti. Alcune moto hanno due viti, una per manubrio, che vanno a definire la posizione standard. Non abbiate paura a rimuovere quelle viti, non c'è nessun problema di tenuta del manubrio, cioè non vi si smontano i manubri. Possiamo tranquillamente togliere quelle viti, le eliminiamo, e così poi abbiamo il manubrio libero di muoversi e di ruotare sul fodero della forcella. Altri tipi di manubrio hanno un dentello che va a incastrarsi nella piastra di sterzo, proprio c'è una cava nella piastra, un dentello del manubrio, combaciano, e quella è la misura standard. In questi due casi, quindi nel caso ci siano le viti, nel caso ci siano i dentelli, in questi due casi non possiamo semplicemente allentare il manubrio e spostarlo, dovremo o togliere le viti oppure, nel caso dei dentelli,
abbiamo due opzioni: tagliare il dentello, quindi molarlo semplicemente, anche lì non succede nulla, oppure se vogliamo preservare i manubri originali, li sostituiamo con dei manubri aftermarket, che tra l'altro nella maggior parte dei casi un buon aftermarket costa meno di un manubrio originale, quindi per uso pista io direi assolutamente di cambiarli, anche perché manubri racing possiamo scegliere di diverse angolazioni e altezze. Questo sistema non ha né uno né l'altro perché è una modifica, i manubri sono sopra la piastra di sterzo, normalmente nelle super sportive stanno sotto e quindi da lì che si mettono le viti, queste sono sopra, dobbiamo semplicemente allentare le viti del collare che serrano il manubrio alla forcella, al fodero della forcella e regolarci. Ora il problema è di quanto ci allarghiamo o chiudiamo e soprattutto come facciamo a essere sicuri di aver aperto o chiuso i manubri in egual misura sia a destra che a sinistra. Anche qui abbiamo un paio di opzioni. In ambito racing, almeno personalmente, io utilizzo o pennarello vulgaris con cui si fa un segno che va dalla piastra di sterzo al manubrio in modo che sappiamo che quando quel segno è allineato abbiamo un manubrio così come l'originale, oppure pezzetti di nastro adesivo, di carta adesiva o meglio ancora di pellicola per wrap adesiva, quella che si scalda e non si stacca più. In questo caso prendo il pennarello e facciamo un bel segno. Eccolo lì, abbiamo fatto il nostro bel segnetto col pennarellino, potevamo mettere anche il nastro, io per comodità faccio così. Faccio un bel segnetto col pennarello, abbiamo la posizione originale. Ovviamente questa è una modifica, quindi non è una posizione originale di un bel niente perché il Monster esce senza, però immaginiamo che questa sia la vostra moto e che state facendo questo lavoro. Ora, per regolarli, basterà allentare le viti del collare. Anche in questo caso servirebbe la chiave dinamometrica per serrare il bracciale. Se non l'abbiamo, consiglio comunque di averne almeno una. Se facciamo questi lavoretti possiamo fare un segno col pennarello sulla vite, stesso discorso della che abbiamo fatto sulla piastra manubrio, quindi prendendo piastra e vite, cioè collare del manubrio e vite, allentiamo, dopo andrà serrato riposizionando i due segni. Non è il massimo, è preferibile avere una dinamometrica, anche perché durante il serraggio di questi tipi di serraggio, che può essere semi manubrio ma anche la piastra di sterzo dove ci sono due o più viti, si segue una procedura di serraggio 1-2-1, quindi se sono due viti si fa la prima a coppia, la seconda a coppia e poi si rifà la prima. Quando tiriamo la prima e tiriamo la seconda, la coppia di serraggio della prima si sarà sballata, in genere allentata leggermente, e quindi anche se decidiamo, se optiamo per il segno col pennarello, dovremo stringere un po' uno, un po' l'altro, un po' uno, un po' l'altro, fino ad allineare due segni, ma prendete una dinamometrica che è meglio. Ora allentiamo il manubrio. Non serve togliere le viti, chiaramente, basta allentarlo, questo si muove, e ora andiamo a spostarlo. Un consiglio, visto che è difficile capire di quanto aprire o chiudere e bisognerà procedere per tentativi, possiamo, almeno il mio consiglio è quello di procedere così. Abbiamo i due segni col pennarello, e piccola nota a margine, aprire un pochino di un millimetro qui corrisponde a una bella apertura del manubrio, quindi non esageriamo. Noi abbiamo un manubrio che si muove, abbiamo le due tacche, io normalmente vado a spostare di mezza tacca, quindi come in modo che rimangano i due segni col pennarello, cioè non sovrapposti ma spostati a metà circa. Non so se riesco a spiegarmi bene, ho un po' di problemi oggi, lo faccio e ve lo faccio vedere che forse è meglio. Ecco cosa intendo, praticamente il segno è spostato, il segno superiore è spostato a filo dalla metà di quello inferiore. Questa può essere una prima regolazione, ovviamente andranno fatte identiche sia a destra che a sinistra. Se poi avessimo bisogno di aprire di più, possiamo andare tipo così, quindi accostati i due segni, una a sinistra e una a destra. In questo caso il mio consiglio è quello, se dovessimo ancora fare altri aggiustamenti, di fare un altro segno col pennarello all'esterno di questo del segno superiore, quindi qui avremo così un po' di opzioni. Io credo che allargare così sarà molto difficile che vi capiti, perché è veramente tanto. Adesso li rimetto come erano, se non l'amorosa vi ammazza. Mi raccomando, non esagerate, sempre uno steppettino alla volta e provare, è l'unico modo per trovare la posizione corretta dei manubri. Ricordiamoci di serrare le viti. Mi raccomando di non esagerare, perché non è che più apriamo più meglio andiamo, assolutamente. C'è sempre un punto oltre il quale poi le cose vanno a peggiorare, quindi non esageriamo, il manubrio dritto non ha alcun senso. Un po' va anche di moda sta roba di aprire tanto i manubri, non lasciatevi ingannare dalle mode, ma provate su voi stessi, perché può anche darsi che guidate meglio con i manubri molto chiusi, dubito però.
Il problema del manubrio molto chiuso, adesso mi ribalto io la moto e tutto, il problema del manubrio molto chiuso è che, soprattutto nell'utilizzo sportivo e in pista, non ci mette nelle condizioni di avere un corretto allineamento tra braccio, avambraccio, polso, mano e comandi e manubrio. Quindi soprattutto in fase di frenata, con i manubri molto chiusi, ci troveremmo con le mani in questo modo qua. Quindi sarebbe veramente una posizione innaturale, scomoda e dolorosa. Al tempo stesso, un manubrio troppo aperto potrebbe portarci delle problematiche identiche, ma nel senso opposto. Quindi non bisogna mai esagerare. L'ideale poi è regolare anche i comandi in modo da averli, di solito si abbassano leggermente, in modo da avere una linea quanto più retta tra spalla, avambraccio eccetera, ma l'ho già spiegato nell'altro video, cui vi rimando e vi lascio il link in descrizione. Il discorso di altezza dei manubri, anche quella è soggettiva, io personalmente mi sono trovato meglio con un manubrio leggermente rialzato. Anche il discorso inclinazione è importante, un manubrio tanto inclinato ci farà lavorare con il polso in posizioni naturali. Un manubrio troppo poco inclinato, quindi immaginiamo un manubrio dritto, al contrario ci farebbe lavorare col polso nell'altro modo, quindi in entrambi i casi sarebbe deleterio. Ripeto, come ho già detto prima, che ognuno è molto soggettiva la cosa, ognuno ha la sua fisionomia, il suo modo di stare in sella, il suo stile di guida, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come sempre, non c'è cosa migliore che provare. Il fatto di aprire i manubri, oltre a darci un'ergonomia migliore, ci permette anche di avere più controllo in frenata, in staccata, e ci permette di avere una leva maggiore, quindi i movimenti quando andiamo a spingere sul manubrio o a tirare saranno facilitati da questa leva maggiore, quindi una maneggevolezza superiore, e ci si accorge soprattutto in pista ad alte velocità, nelle curve ad alta velocità dove delle volte la moto è veramente dura da far girare, da far piegare, con un manubrio più aperto ci aiuta molto a farla svoltare. Dopodiché il discorso anche che ci carica più carica leggermente di più l'avantreno, ovviamente poi bisogna raccordare tutto con le pedane, in questo caso sono arretrate e dobbiamo fare in modo, ma c'è l'altro video che lo spiega meglio, che una volta in sella non abbiamo interferenze tra gomito e ginocchio. E se fosse una moto con manubrio alto, che è magicamente cambiata, questo è un altro monster, il concetto è esattamente lo stesso. Chiaramente non possiamo aprire o chiudere, possiamo cambiare manubrio prendendolo con una piega diversa, oppure possiamo comunque avvicinarlo, allontanarlo a noi facendolo ruotare, ma in questo caso dobbiamo stare un po' all'occhio. Dobbiamo stare un po' all'occhio perché ruotando il manubrio andremo anche a variare questa inclinazione. Se noi lo avanziamo, ad esempio, a un certo punto le estremità cominceranno a sollevarsi e questo è molto deleterio perché ci troveremmo con una impugnatura praticamente così in positivo anziché in negativo come al solito. Quindi occhio, si può spostare e il concetto è sempre quello. Consiglio di fare un riferimento tra manubrio e riser. A volte i manubri hanno dei bulini dove si vede proprio la posizione originale. Se non ci sono, un segnettino tra manubrio e riser. Allentiamo le viti che tengono il riser, appunto, non troppo, appena appena, in modo che possiamo andare a muoverci e portarlo più verso di noi o più lontano da noi, sempre con moderazione, sempre un pochino alla volta. Non sembra, ma in queste robe, sia manubrio alto che sia i manubri, basta veramente poco per cambiare completamente ergonomia e anche modo di guida dalla moto. Ovviamente se andiamo a spostare, a ruotare un manubrio alto di una naked, dopo avremo il problema di dover sicuramente regolare la pompa freno e il comando frizione, quindi andranno sicuramente regolate in base a come abbiamo ruotato il manubrio, anche se è poco non sembra, ma si sballa. E poi avremo il problema dei blocchetti. I blocchetti normalmente hanno una pin di plastica che va in un foro del manubrio. Una roba che è assolutamente da non fare è pensare di tagliare quel pin di plastica per ruotare il blocchetto. Quello che succederà è, nel 100% dei casi, un blocchetto che gira, che si muove, poi bisognerà mettergli, io ne ho visti di ogni, si cambia manubrio per non fare i fori sul manubrio nuovo, si mola via il pin che va a incastrarsi. Assolutamente da non fare, vi prego, per favore, non fatelo. Piuttosto, se è poco lo spostamento, o ci si abitua, o se è un po' più importante lo spostamento, si fa un altro forellino nel manubrio,
nella posizione corretta dove vogliamo andare a posizionare i comandi. Un forellino che sono 3-4 mm non succede niente, non indebolisce nulla e non ci sono problemi. Abbiamo preservato i blocchetti come devono essere, che non devono ruotare, perché non avete idea di quante ne arrivano di moto con quei pin molati. Maledizione, aggiungerei. Ah, come sempre ti consiglio di fare questo tipo di operazioni solo se ve la sentite e se avete un minimo di attrezzature e di competenze per farlo, perché comunque il manubrio non è proprio una roba che non ci serve. Ecco, rimanere senza mentre guidiamo potrebbe non essere simpatico, quindi se te la senti bene, altrimenti rivolgiti al tuo meccanico, al tuo preparatore di fiducia, che in qualche secondo ti risolverà ogni problema. E anche a sto giro io credo di aver detto un po' meno tutto sulla regolazione dei semimanubri e del manubrio. Vi ricordo gli appuntamenti martedì sera con video extra e il venerdì con i video tecnici come questo. Se vuoi seguirmi sui altri social trovi tutto in descrizione, Instagram, Facebook, Telegram. Qui ti lascio l'Instagram, tra l'altro da poco anche TikTok, o meglio c'è l'account, è 2 anni che ce l'ho, però ho cominciato a pubblicare qualcosa anche su TikTok. Ti lascio tutto qui sotto tranquillamente. Anche per questo video, ah, una roba, oh, controlla se sei iscritto al canale, perché delle volte tanta gente, circa il 50%, mi segue, guarda i miei video ma non è iscritto al canale, e te dirai, e chi se ne frega? A me fa la differenza, però a te non costa un euro, un centesimo direi, non costa niente, a me invece fa la differenza, perché aiuteresti a far crescere questo canale e a proporre sempre più contenuti. Bene, mi fermo qui perché ho già rotto le balle, noi ci vediamo alla prossima, ciao e grazie.